viva l'Italia, viva Santa Caterina di Battiati. Allora io voglio salutare, ringraziare. Il nono convegno della sezione Sicilia del Centro Ufologico Nazionale, dal titolo Da UFO a WAP, Vecchie e Nuove Frontiere, si è svolto sabato 20 maggio dalle ore 9.30 alle ore 14 presso il Centro Culturale ARB di via Enrico Martinez 11 a Messina. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, la sezione Sicilia del Centro Ufologico Nazionale è tornata quindi a proporre incontri in presenza. Sono intervenuti Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale, in video, Davide Ferrara, coordinatore del CUN Sicilia, Axel del CUN Catania, Antonio Monreale del CUN Messina, Andrea Raito del CUN Catania, Federico Carbone del CUN Palermo. Ha moderato l'incontro Rosaria Landro, coordinatrice del CUN Messina. Il programma del nono convegno del CUN Sicilia ha visto, dopo l'apertura dei lavori e i saluti di Rosaria Landro, l'intervento di Davide Ferrara, coordinatore del CUN Sicilia, che ha parlato del CUN e della sezione siciliana. È stata la volta poi di Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale, con UFO e UAP, il punto della situazione. Quindi Axel del CUN Catania, USA, nuovi filmati e documenti militari, cambio di paradigma in ufologia. E ancora Antonio Monreale del CUN Messina, retroingegneria e litigazione di Philip Corso alla luce delle nuove tecnologie. Poi è stata la volta di Andrea Raito del CUN Catania con i misteri del Triangolo del Tirreno e di Federico Carbone del CUN Palermo con la verità sulla loggia luminosa dietro UFO del Terzo Reich. Io benvenuto, questo è il nono convegno della sezione Sicilia del Centro Ufologico Nazionale, dal titolo Da UFO a UAP, Vecchie e Nuove Frontiere. Nasce nel 67 da un gruppo di appassionati che fondarono il Centro Unico Nazionale. Ovvero abbiamo filmati, abbiamo interviste, abbiamo disegni dei testimoni. Poi parliamo, diciamo, al 1967. Nasce il Centro Ufologico Nazionale, di cui anche Perico, tra l'altro, fece parte. A un certo punto questo si è sempre si avvicina di più, questa fiamma rossa. Un fuoco, proprio un fuoco, fuoco, si avvicina di più. Loro non c'erano con me vicino. Cercavo di chiamarle, ma non sentivano perché erano distanti. I giorni in cui c'erano tutti quei, sì, quei fenomeni, diciamo, a Caronia. Io posso testimoniare, non a 100 per 16, a 1000 per 1000. Il convegno è stato arricchito dalla dimostrazione di un materiale a memoria di forma, il Nitinol, da parte di Axel, un prodotto probabilmente di retroingegneria derivante dai resti di un UFO crash a Roosevelt, e ancora dai racconti di alcuni testimoni e da un partecipato dibattito. A memoria di forma cosa significa? Che piegandolo ritorna nuovamente nella sua posizione naturale. Vicino all'oggetto, e uno dei testimoni, che diciamo improvvisato membro dell'equipaggio di questa imbarcazione, colpisce l'oggetto con il remo, ricevendo di ritorno una grossa scarica elettrica che tramortisce lui e gli altri membri dell'equipaggio. Il rito, secondo quello che è emerso dagli ambienti iniziatici, ha permesso di aprire una sorta di varco interdimensionale dal quale transitarono questi oggetti. Una distesa di pietre nere, quasi metalliche, che io tra l'altro ne ho preso un paio di campioni perché ho detto sono strane queste pietre. E in effetti l'ho fatto vedere a qualche anche un amico mio, astrofisico, mi ha detto questa qui secondo me è condrite, che sono meteoriti. Il CUN Sicilia terrà informati, come sempre, sulle date dei prossimi incontri. Il segretario di Stato americano Blinken a Pechino perché la Cina sia più vicina, incontro fiume con il ministro degli esteri, ma restano divisioni su Ucraina e Taiwan. Crescono le proteste in Grecia contro la gestione del naufragio dei migranti al largo della costa di Pilos. Combattere l'inflazione per dare pieno slancio alla crescita? L'appello del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva in un'intervista esclusiva. In missione perché la Cina sia di nuovo vicina. Anthony Blinken a Pechino
per rilanciare relazioni diplomatiche ai minimi storici ormai da decenni. La due giorni ha visto il segretario di Stato americano incontrare anzitutto il ministro degli esteri cinese Qin Gang per un faccia a faccia fiume di oltre 5 ore. Blinken, che lo ha descritto come sincero e costruttivo, ha sottolineato per l'occasione l'importanza della diplomazia nel mantenere aperti dei canali di comunicazione. Simili le rassicurazioni cinesi con Kim, che ha parlato di impegno di Pechino a costruire una relazione stabile con Washington. All'ombra delle buone intenzioni che hanno salutato la prima visita di un alto diplomatico statunitense in Cina da 5 anni a questa parte, restano tuttavia profonde questioni di attrito come la rilanciata aggressività nei confronti di Taiwan e il rifiuto cinese a condannare apertamente l'invasione russa in Ucraina. Ruggini che rischiano di zavorrare il rilancio di relazioni diplomatiche cruciali sulla scena di una scacchiera geopolitica mai così incerta come in questi ultimi mesi. Circa 200 persone domenica hanno marciato verso gli uffici dell'agenzia europea Frontex e della Guardia Costiera greca, protestando per la gestione del naufragio della scorsa settimana al largo della costa di Pylos. Nel mirino soprattutto la Guardia Costiera greca, che secondo i manifestanti sarebbe dovuto intervenire prima per aiutare a portare in salvo i migranti. Circa 750 migranti, tra uomini, donne e bambini provenienti da Siria, Egitto, territori palestinesi e Pakistan, erano a bordo della nave partita dalla Libia che cercava di raggiungere l'Europa quando è affondata. Una funzione religiosa si è svolta domenica presso il porto di Kalamata in memoria delle vittime. Si teme che più di 500 migranti siano annegati, sebbene siano stati recuperati solo 78 corpi. Ad oggi sono stati salvati 104 sopravvissuti. La Guardia Costiera ellenica e funzionari del governo affermano che le loro motovedette e le vicine navi mercantili stavano seguendo il peschereccio dopo che era stato avvistato da un aereo di sorveglianza di Frontex. L'assistenza offerta, questa è la versione ufficiale, sarebbe stata rifiutata da qualcuno a bordo del peschereccio in rotta verso l'Italia. Intere famiglie in lutto hanno iniziato a seppellire i loro morti, mentre altre famiglie cercano disperatamente i propri cari rapiti. L'Uganda è sotto shock dopo l'attacco di venerdì scorso da parte di militanti islamisti che hanno ucciso 38 studenti in una scuola secondaria ospitati in 2 dormitori nel villaggio di Ponde Lubiria, a 2 chilometri dal confine con il Congo. I funzionari del governo ugandese hanno dichiarato che il bilancio delle vittime è salito a 42, 38 studenti, 3 civili e una guardia di sicurezza della scuola. Altri 6 studenti sono stati rapiti. Impressionante la brutalità di quanto avvenuto. Alcuni studenti sono stati bruciati, altri sono stati colpiti con armi da fuoco o uccisi a colpi di macete. L'attacco è stato attribuito alle cosiddette Forze Democratiche Alleate, un gruppo musulmano ugandese che ha stabilito legami con lo Stato Islamico. Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha promesso di inviare più truppe nell'instabile regione di confine tra Uganda e Congo. La situazione resta di altissima tensione. L'Eurozona ha dimostrato di essere un'economia forte e di saper resistere al brusco stop della pandemia di Covid-19, reagendo con determinazione alla fiammata dei prezzi alimentati dagli effetti della guerra in Ucraina. Ma l'indebolimento della crescita negli ultimi mesi deve mettere in guardia, secondo il direttore del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Right now the most important thing for Europe is to get a handle on inflation. Why? Because inflation is bad for growth. And it is a tax on the poor. When we look into the medium long term, critical for Europe is to spur more innovation and create more dynamism. There are pathways to do so, completing the banking union, advancing on the capital market union, make the financial assets of Europe that are quite significant. Un'inflazione elevata e molto al di sopra dell'obiettivo del 2% nell'ultimo anno cala gradualmente, aggiunge l'economista, ma continua a minacciare una crescita in pieno slancio dopo i mesi più difficili della pandemia. The EU is a very important player globally. The European economy is, if you take the whole 27 members, it is compatible to the United States, certainly compatible to China. How Europe pushes on respect for WTO rules
coordination and cooperation to reduce the cost of fragmentation matters. And let's remember, many of the European economies are small, open economies. If we undermine the engine of growth that is trade, that would affect negatively the European people. A fronte di una media attesa del 5,4% per l'inflazione del 2023 e un graduale ritorno alla soglia del 2% entro il 2025, la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare 8 volte i tassi di interesse dell'eurosistema in meno di un anno. Questa politica, ha dichiarato Francoforte, sarà perseguita per tutto il tempo necessario. Tutti gli studenti delle scuole secondarie francesi stanno seguendo un'ora di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo. Obiettivo: comprendere i pericoli legati ad un uso sbagliato dei social network che in alcuni casi può risultare fatale. Nora Tiranfress combatte da anni contro il bullismo. Sua figlia Marion aveva 13 anni quando si è impiccata il 13 febbraio 2013. Secondo Nora, il calvario di Marion è cominciato all'asilo e per questo è necessario che i bambini vengano educati sin da piccoli. Per Marion, en effet, c'est arrivé à 13 ans, mais comme je vous dis, en remontant la ficelle, c'est toutes ces petites railleries, moqueries mises à l'écart que l'enfant minimise et que nous, adultes, on minimisait, je pense. Mais je voyais bien qu'elle n'était pas invitée, qu'elle était à part, qu'à un moment, l'enfant il dit « bah moi, j'arrête de jouer, parce que c'est pas drôle, je vais plus à l'école, où je dénonce les faits et on prend pas en compte ». Et voilà, c'est ce qui s'est passé entre le 12 et le 13 février. Alcune scuole in Francia, come altrove in Europa, si sono mostrate riluttanti nel parlare di bullismo, eppure ad esempio in Spagna si sono verificati gravi casi. Il centro, al final por defecto, se pone de parte no de la víctima, sino de que se minimice ese problema, de que se invisibilice y de que no, al final, le salpique a su propio prestigio como centro y que esa acción no llegue a inspección educativa. Esistono però delle soluzioni possibili. Occorre certamente ascoltare le vittime, ma anche lavorare sugli aguzzini. On réindividualise les élèves, on les arrache à l'effet de groupe, on cherche à les impliquer dans la résolution du problème. C'est très efficace. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner dans certains cas. Je suis inquiet pour ton camarade là, il va pas bien. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?